partita con tutte e due le squadre che si sono date di santa ragione, vinta con merito però da Catanzaro, che ha dimostrato quella voglia che in alcune circostanze in trasferta è mancata. Senza questo, tutte le altre cose noi ce le abbiamo, siamo anche destinati a migliorare, appena miglioreranno a poco i rendimenti individuali di alcuni, appena avremo la possibilità di essere tutti, perché ad esempio Statella dopo un'ora di gioco era stanco, quindi appena saremo tutti miglioreremo anche alcuni altri aspetti, però la base è quella che vedete, sono cose belle, sono cattiveria, che sia forti, siamo un po' puliti, perché abbiamo preso tante bocche da Aspez, non sempre sanzionate dall'arbitro, qualche volta anche dalla noi, perché tanto con noi fanno. Poi è partita giusta, siamo andati sotto, in modo anche inaspettato, perché non c'erano i criteri per andare sotto, per come stava sviluppando la gara, però quella squadra è rimasta subito in campo. Abbiamo pareggiato subito, prima di passare il vantaggio potevamo fare gol due o tre volte, una vittoria con una squadra tosta, scorbutica, di categoria, che ha qualità e con merito. Senta, proprio a proposito della partita, personalmente penso che il momento topico è stato proprio quello di cui lei parlava prima, il pareggio immediato, no? È vero quello che lei dice, Catanzaro poteva andare in vantaggio prima, però il fatto è che è andato in svantaggio, un po' fortuna, un po' bravura, è riuscito a pareggiare e lì probabilmente la partita è girata. Ma noi il gol ce lo siamo costruiti, quello del pareggio, ma credo che non ci saremmo smontati, perché è chiaro che la partita si era messa in salita, però noi stavamo facendo bene, eravamo pericolosi, concedevamo soltanto qualche palla sporca a loro, dove loro hanno questa grande presenza fisica davanti, dove bisogna imparare anche a dare, tra virgolette, in modo sportivo qualche essere posizionati un po' meglio, per non andare soltanto sulla palla, perché conta anche quello, d'altronde in tutte quelle situazioni siamo a 30 metri alla porta, per cui dobbiamo imparare alcune cosettine, però la squadra ha giocato, ha messo stasera sul piatto della bilancia ciò che in quei primi tempi noi non abbiamo messo, le altre cose abbiamo continuato a mettercele e questo era il nostro stato. Andiamo avanti, speriamo che ciò che è successo ci possa servire da lezione. Senta, mister, parlava di sostanza, no? Fondamentalmente è stata una grande risposta da parte del gruppo, anche proprio nei confronti dell'allenatore, nel senso che dopo un confronto avuto, come detto, nello spogliatoio, oggi ragazzi passati in svantaggio, il secondo tempo inizia a piovere forte, partita dura, e hanno tolto tutta quella sostanza che serve per vincere queste partite, quindi credo che più che sotto l'aspetto tattico e tecnico sia una vittoria molto importante per come è venuta e perché ha un'importanza anche mentale, no? Ho detto un po' di tempo fa che quando parlavo che a volte ci specchieranno, la nostra espressione, la nostra qualità di gioco è importante, a volte questo forse ci ha fatto diventare un pochino poco sostanziosi, però stasera abbiamo fatto, abbiamo preso con cattiveria, con concentrazione, a parte alcuni, ad esempio come Statella che al 60esimo era un po' calato, non dava le necessarie garanzie, perché un paio di cambi di gioco lui li ha subiti permettendo qualche inserimento, ma perché era anche abbastanza normale questa sulle gambe, ci siamo comportati tutti insieme. La vittoria del gruppo, ma questo è un gruppo sano. Il problema è soltanto
che si può cadere, però poi cadendo bisogna rialzarsi e soprattutto bisogna fare esperienza. Ancora una volta dico che tanti di questi ragazzi qui, perché questi li andate a vedere, non hanno bene la coscienza di come si vincono i campionati. Il gioco è una parte importante, però in queste categorie serve anche avere la voglia e la capacità di soffrire tutti insieme, di giocare in alcuni momenti di partita anche sport, di non prendersi dei rischi. Abbiamo fatto tutto quello che serviva nella gara di stasera. Siamo stati lucidi, ordinati, pericolosi e anche brillanti sul piano del gioco e della pericolosità, e poi siamo stati sostanziosi, a parte quell'episodio in cui su una rimessa laterale non possiamo consentire una palla alta buttata così, due palle spizzicate e avviene un aggiramento in cui ci danno colore. Poi lì veramente loro hanno colto ogni istante, ma noi dovevamo fare. Mister, buonasera. Allora, a mio modo di vedere, la squadra l'ha vista anche fisicamente, la parete specialmente nella ripresa. Ed anche nel male, nell'infortunio di Deriso, lei ha avuto la conferma di un caso lì che al centrocampo mette qualità e quantità come l'assist per Bianchimano. Che messaggio lancia al pubblico di Catanzaro, che già dopo una manciata di minuti comunque tira fuori un coro che già la settima giornata potrebbe essere un po' troppo presto? No, calma, è gesso, poi ripeto, sempre. Tutti insieme si va fino in fondo e secondo me abbiamo anche argomenti importanti da mettere sul tavolo del campionato. Se qualcuno si dissocia da noi, ne prendiamo atto e ci dispiace, ma andremo avanti ugualmente per la nostra strada. Comunque questo è un gruppo sano, perché faremo esperienza anche di questo punto di vista. Siamo all'ottava giornata di campionato, i campionati non si determinano adesso, nessuno li può determinare. Non è mai esistito e non mai esisterà, ma neanche 16 punti di vantaggio. A me personalmente mi è capitato di vincere alla pausa del campionato con 7 punti dietro la Casertana e poi mi ha presi 13 dietro di noi, quindi, e la seconda mi ha presi 6, quindi i campionati sono partita per partita, nessuno può pensare di vincere, né tantomeno dopo 2 minuti, 3 minuti una gara. Se qualcuno vuole capire, tutti insieme andiamo avanti, se qualcuno lo vuole capire, pazienza. Le braccia, andremo avanti ugualmente noi, perché abbiamo coscienza, perché abbiamo professionalità, perché abbiamo attaccamento, perché abbiamo serietà, e su questo garantisco io da parte dei ragazzi. Un detto sul caso di come centrocampista? Ma per me non è una sorpresa, forse per voi lo è, perché non lo conoscete a fondo, ma lui ha fatto bene anche io, preferito lui piuttosto che Riso in quel momento, perché serviva un po' più di qualità nella distribuzione, non è una sorpresa. Mister Delicio, lo stesso problema, adesso domani valuteremo. Mister, dicevo, tantissimi minuti della vittoria, uno dei quali onestamente io me l'aspettavo poco, ma per questo lei sulla panchina che ci scrive, è l'ingresso di Chiomelli, no? Lei evidentemente l'ha fatto perché il campo stava diventando pesante e doveva eventualmente respingere i pallonetti. Insomma, sto ragazzo ha giocato poco, però insomma oggi ha dato il suo, è stato un professionista esemplare, un allenatore che ha il dovere e la responsabilità di fare delle scelte, lui come altri si adeguano, io non vivo di antipatie, conosco bene le caratteristiche, conosco bene come stanno, conosco bene quello che possono dare in realtà. Si era prima scaldato Signorini, poi il riscaldamento ha avuto un problema perché ha messo il piede sulla buca e ha avuto un problema alla caviglia, quindi non si era sentito di entrare. Stava entrando Signorini non perché è più bravo di Figliomeni o più bravo di Riggio, perché in quel momento la partita loro hanno questa grande fisicità, serviva uno spessore fisico come quello di Signorini per impattare alcune situazioni che erano diventate continue così e dove in qualche modo soffriamo questo. Ultima cosa, adesso viene questo derby, se ne parlerà tantissimo, cominciamo a parlare da oggi, una partita per mille motivi impegnativa, difficilissima, è una partita che dirà veramente tanto, anche se siamo soltanto alla nona, quindi dirà così, però insomma è una partita che comunque è importante. Non so quello che dirà, è un derby, quindi le tifoserie ci tengono, noi da parte nostra da domani cominceremo a preparare, come fanno gli altri, non credo che decidiamo nulla. Sono tutte importanti, anche quelle di stasera.
Certo che bisognerà vedere un Catanzaro diverso da quello delle ultime trasferte, questo è il tempo. Ma questo è normale, questo è poco ma sicuro, perché se non è meglio che non ci andiamo, ma noi ci, ma noi ci, vogliamo, ma noi ci vogliamo andare in modo giusto. Bene.